gruppi Indarsi Pace sono un movimento culturale che nasce circa 20 anni fa e che ha come scopo aiutare le persone, cioè noi, a vivere un tempo che è un tempo estremo, un tempo di svolta antropologica, di grandi cambiamenti. Arindi sono venuto perché sono stato invitato a fare sia una pratica meditativa, cioè un'esperienza interiore del cambiamento dello stato di coscienza, e poi anche oggi pomeriggio faremo invece una conferenza per spiegare in cosa consista questa svolta antropologica, quale figura antropologica stia morendo e quale stia nascendo e come possiamo favorirne la nascita. Io sono Mauro Scarpelli e ho passato gran parte della mia vita come all'università, come docente di diritto pubblico, e ho fondato insieme a mia moglie Carolina, ho fondato un'associazione che abbiamo ormai lavorato con, si può dire, qualche migliaia di persone sul lavoro personale, la crescita personale, la trasformazione. Ci sono anche qui perché mi hanno invitato gentilmente, ho fatto un po' il lavoro con le scuole, poi ho fatto un lavoro con gli adulti, uno sulle relazioni armoniche e l'economia della felicità, e questa sera sarà centrato più sulla Costituzione italiana. Sono arrivata da poco in terra sarda per partecipare agli eventi del Festival di Scirarindi. La mattina c'è in programma un incontro legato al cibo spazzatura, ma non solo a livello critico per capire quali sono le sostanze, i conservanti, gli edulcoranti, gli esaltatori di disabilità, tutto ciò che ci fa male e che viene inserito nei cibi che mangiamo, che ben poco hanno di cibo, ma soprattutto una parte propositiva di come riuscire a creare un'alimentazione sana e naturale attraverso alcune pratiche semplici come l'autoproduzione e il consumo critico, ovviamente. Il pomeriggio invece abbiamo in programma un incontro per parlare della decrescita felice in Sardegna, ovvero di ciò che stiamo facendo su questa meravigliosa terra, e per parlare appunto di decrescita degli sprechi e pratiche virtuose per la riduzione dei consumi malevoli in qualche modo, ma soprattutto per il senso di comunità. Proseguiamo con un incontro legato sempre alla consapevolezza, la corretta lettura delle etichette sulla cura del corpo, la cosmesi e la cura della casa, e tutte pratiche che in realtà cercano di salvaguardare la nostra salute. Sono un'antropologa culturale, mi occupo da tanti anni di alimentazione, di cibo. Cosa ci faccio qua quest'anno? Quest'anno presento il mio nuovo librino, che è un saggio che si chiama La lingua dei santi, sulla storia e la cultura del cibo attraverso la religiosità popolare e anche la sessualità. E poi facciamo due focus molto interessanti, credo, uno sulla pizza di qualità, e poi intervistiamo anche un maestro lievitista che si chiama Stefano Pibi, che sta un po' rivoluzionando il mondo della fermentazione in Sardegna insieme ad altri, e anche questo è importante perché i prodotti fermentati sono dei superfood, sono dei cibi con delle proprietà nutraceutiche, funzionali, e quindi ben vengano questi temi. Allora, Amici di Sardegna è un'associazione di volontariato nata circa 30 anni fa con lo scopo di promuovere la conoscenza della Sardegna, inizialmente soprattutto per i sardi. Scirarindi ci siamo da sempre perché condividiamo l'idea d'insieme, cioè di un mondo, di una Sardegna diversa e migliore, più sostenibile, più a misura d'uomo, e soprattutto recuperare l'importanza del rapporto umano e del fattore tempo che stiamo perdendo. Quindi in un modo come un altro per ritrovarsi tra persone che hanno lo stesso sentire, lo stesso vivere. Abbiamo realizzato una bella conferenza molto partecipata dove si è parlato di turismo emozionale, turismo esperienziale. Anche quest'anno a Scirarindi è il luogo dell'incontro, degli scambi, un luogo ormai
storico per parlare anche di innovazione a 360 gradi. Infatti noi quest'anno siamo qua per parlare di canapa e quindi di isolamenti fatti di canapa e di isolamenti fatti di sughero. In realtà uno può dire ma che innovazione ha? Già esistono, ma noi abbiamo portato altre innovazioni. Con l'isolante in canapa abbiamo ottenuto il record del mondo per il miglior potere coibente al mondo tra tutti gli isolanti del pianeta rinnovabili, e col sughero il primo sughero crudo al mondo che è legato con appunto leganti a base vegetale. E ancora andremo a parlare di anche materiali sconosciuti, per esempio i petali dello zafferano, da cui vengono estratti una serie di sostanze importanti che sono degli antimicrobici, che poi vengono utilizzati per esempio nelle vernici per il legno. E conosceremo appunto del fico d'India tutto, dal suo uso in bioedilizia al suo uso invece nell'interior design, ma anche tutto ciò che è la filiera del cibo certificata. Io sono Sergio Frau, mi sono concentrato sulla ricerca del Mediterraneo antico, delle simmetrie, soprattutto della Sardegna, che ebbe un ruolo fantastico, era già antica per gli antichi e riappare come l'isola mito raccontata dagli antichi greci e che, da paradiso che era per tutti, diventa a un certo punto un inferno rimpianto da tutti i popoli intorno. Questo l'abbiamo documentato con delle rilevazioni sul campo fatte da Ettore Tronci, che con un drone ha censito più di 100 nuraghe sotto il fango. Tutto questo fa pensare a una terribile catastrofe di uno schiaffo del mare che si è arraschiato via la civiltà nuragica nel Campidano. Mario Tozzi ha avuto il mio libro per stima, io non lo conoscevo neanche. Cosa faccio qui a Scirindi? In realtà sono qui per raccontare una storia della Sardegna che non si racconta tanto, cioè la storia della Sardegna come isola di Atlante. Ora, noi non sappiamo se questa storia è vera, però è una storia bellissima che comprende molti miti, molta leggenda, molta geologia, molta geografia, molta storia, qualche cosa che non è mai stata raccontata, perché dei sardi non si sa quasi niente, sono finiti in un cono d'ombra, li abbiamo perduti dal tempo dei nuraghi, li abbiamo ritrovati al regno di Piemonte e di Sardegna. Che hanno fatto nel frattempo? Non si sa. Tutti i popoli hanno un'epica, i sardi non ce l'hanno, c'hanno soltanto eroi sconfitti come Amsicora, che appunto è classicamente uno sconfitto, invece magari hanno un'altra epica che però non può essere raccontata dagli scritti che non hanno lasciato, ma invece dalle interpretazioni dei fatti e da chi ha studiato queste cose. A noi è piaciuta molto la teoria di Sergio Frau, su questo abbiamo costruito il nostro spettacolo che è di parole e di musica. Musica tradizionale sarda, però rivisitata in chiave jazz da Enzo Favata, che è un musicista di Alghero, sardo, col quale portiamo in giro questo spettacolo per tutta la Sardegna, devo dire con grande successo, perché i sardi sono contenti di sentirsi raccontare che loro hanno una storia bellissima, perché nessuno gliel'ha mai raccontata. Dunque noi continuiamo in questa storia.